Ho appena ricevuto la KPMV 17-3D, questa è la confezione. Il codice prodotto è ENVI17-2099EL, si dovrebbe poter vedere. Questa è la confezione e procedo all'apertura. All'interno troviamo una confezione ENVI17-3D, qui saranno sicuramente contenuti gli occhiali. L'involucro protettivo. Togliamo queste parti dell'imballaggio. Togliamo il cellophane. Ecco. All'interno una bella confezione targata HP Envy, Beats Audio, ottima fattura. Vado ad aprire la confezione. All'interno abbiamo un piccolo opuscolo. Installazione rapida, contiene le istruzioni base sull'apertura, le prime configurazioni, le prime spiegazioni. Ecco, si parla anche delle cuffie e degli auricolari Beats Audio di Dr. Dre. Ecco. Apro la confezione ENVI17-3D. Abbiamo Easy Setup. È proprio la confezione degli occhiali contenuti in una busta tipica da occhiale. Vediamo all'interno. All'interno abbiamo gli occhiali, sono piuttosto leggeri, ecco le scritte, piuttosto leggeri, questo probabilmente l'apparato attivo, mi sarei aspettato una struttura leggermente più solida, ma la leggerezza è comunque importante. Andiamo ad aprire il notebook vero e proprio. Ecco, è questo, sì. C'è una copertura in panno molto bella. Ecco, anzi, vediamo prima il contenuto della confezione. Cosa abbiamo? Materiale di imballo, una SD da 2 giga, targata Envy, vediamo, una busta con dentro documenti di numeri di assistenza e cose di poca importanza, non c'è dentro altro. Un piccolo opuscolo che riguarda l'uso del Blu-ray Disc, e poi se
sicuramente avremo, vediamo, cavo di alimentazione, e alimentatore. Bene, non c'è altro. Ecco ora il cuore del prodotto. Andiamo ad estrarre dal panno il portatile. Eccolo, eccolo. L'impressione iniziale di solidità è molto, molto viva, molto sentita. La lavorazione superficiale è molto bella, anche il marchio HP è ben integrato nel design. E sì, è piuttosto, non è estremamente pesante, piuttosto leggero, considerato la tipologia. Ecco, poi abbiamo di lato l'inserimento del lettore Blu-ray, CD e DVD, le porte USB, la porta per le memory card e l'alimentazione, oltre che la presa per prese Kensington. Poi abbiamo tutte le note prese, per chi avrà già visto altri unboxing, di espansione, quindi presa VGA, LAN, mini video, HDMI e SATA misto USB 3.0, USB e le prese audio. Dietro non c'è nessuna presa. Raffreddamento. Frontalmente vediamo design molto fine, l'audio Beats e le spie di accensione e disco fisso. Bene, dietro abbiamo l'accesso ai due dischi fissi. Sicuramente questa è la batteria, più ci saranno l'accesso per l'espansione RAM e eventualmente la scheda WiFi integrata. Ecco, vado ad aprire il notebook. Ah, bellissimo. Tastiera. Ha un look molto accattivante, il monitor è molto sottile a LED, il bordo è ridotto al minimo, integrata la webcam, lo stesso disegno riportato sul coperchio esterno è anche presente in questa zona, ecco. Oltre appunto alla tastiera vi è il pulsante di accensione e il pad. Successivamente farò un video delle impressioni di utilizzo.